Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo cambiato location, infatti mi trovo in un bosco, nel mentre mi sono messo anche i guanti un po' per il freddo, un po' perché con l'attrezzo di cui vi andrò a parlare servono potatori a batteria, quindi i classici potatori, ad esempio come quello della Steel, ma questa è della Val Garden e le caratteristiche in pratica sono le stesse. Senza perderci in chiacchiere, andiamo all'unboxing. All'interno della confezione, come vi stavo dicendo, possiamo trovare naturalmente il potatore, due batterie e il caricatore con la possibilità di caricarle simultaneamente. Inoltre va bene il cavo per la ricarica e troviamo già in dotazione l'olio per la barra e la catena. Si presenta in questo modo, quindi abbiamo il corpo della macchina e il motore che è messo posteriormente alla lama e alla barra, una piccola barra, non so adesso da quanto sarà, comunque ci sarà scritto nelle istruzioni. Abbiamo il proteggi lama che ci protegge quando effettuiamo i tagli, e nella parte vicino alla batteria troviamo qui il tastino per accenderlo, e qui ci sono tre LED verdi che ci indicano la carica. Quindi adesso magari lo accendiamo, fa un suono acustico, e poi ci sono i tre LED che ci indicano la carica. Prima bisogna premere questo bottone qui e poi il grilletto. Le batterie sono cariche, il potatore c'è, quindi andiamo a fare qualche prova in campo. Ci siamo spostati in questa parte del bosco dove vi sono, come vedete, alcuni schianti, quindi vediamo di ripulirlo un po'. Dai, la prova si conclude qua. Come avete visto, si è comportato veramente bene sia sui tagli piccoli sia sui tagli un pochino più grandi. Legno vivo o legno secco non fa alcuna differenza, quindi
io lo consiglierei un po' a tutti, sia al potatore magari che va a fare delle piccole riforme sia in campo dell'olivicoltura oppure della frutticoltura, perché è molto comodo entrare dentro le piante perché rimane molto compatto. Magari fatemi sapere se vi piace questo tipo di contenuti, dato che vorrò portare sul canale magari anche qualche motosega elettrica per vedere le differenze tra quelle elettriche e quelle a scoppio. Quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima.